A Marsiglia News, Maurizio Di Marco Testa, il sindaco di Tagliacozzo, bentornato fra noi. Allora, ti vedo spaesato e cercavi di pangrazio e non l'hai trovato. La Prima di tutto, grazie, provocazione. ecco, grazie di avermi invitato. È un È una piacere. provocazione Gratuita. gratuita che posso tranquillamente e giustamente accettarla a titolo di scherzo, perché non nego questo rapporto di collaborazione che ho con il sindaco d'Avezzano, anche che è un rapporto stretto che vuole rimettere un po' i problemi della Marsica al centro, cioè di fare squadra nell'interesse esclusivo del territorio. Come mai a qualcuno non è andato a genio, non è andato a genio questo avvicinamento? Perché diciamo che si sta facendo, dobbiamo dirla sinceramente, i partiti oggi sono assenti dal territorio, Sì. ogni partito ha grossi problemi interni e noi sindaci siamo ogni giorno, quotidianamente, esposti in trincea. Quindi siamo veramente quelli che riceviamo decine e decine di persone al giorno che ci vengono a dire i loro problemi. Noi non abbiamo bacchetta magica, non abbiamo tutte le risorse, non riusciamo a dare le risposte. Quindi l'unica cosa, ecco, ci siamo guardati e detto, bisogna fare squadra, bisogna stare insieme, bisogna parlare un unico linguaggio e soprattutto parlare alla gente, alla società civile, cioè farci capire che i sindaci sono disposti a poterli accontentare, ma hanno bisogno degli strumenti che ci devono essere dati. Sindaco, ma il linguaggio di Pangrazio è lo stesso di Marco Testa? Ma io non so, cioè, Divangrazio ha le sue idee, la sua intelligenza, io ho le mie idee, ho la mia intelligenza. Quanto mettiamo al centro i problemi, a noi interessa il problema, non interessa da che parte viene, da quale partito politico viene. Sono problemi che devono interessare il territorio, è chiaro, e soprattutto problemi che riguardano la gente. Ma quando ha sentito dell'uscita del sindaco di Avezzano sulle cliniche private, non l'ha presa come una pugnalata alle Ma lì va vista in un'altra spalle? ottica Sarebbe? il discorso delle cliniche private. Lì si parlava un discorso di posti letti, il nuovo piano Lorenzini che servono per avere gli ospedali e per avere quelle che sono poi giustamente tutte le varie specializzazioni all'interno di una così ricostruzione, rivisitazione del progetto complessivo sanitario. Quindi il sindaco Avezzano ha detto: se non bastano i posti letti, possiamo utilizzare anche quello delle cliniche private. È stata anche, a mio avviso, è stata vista sotto una forma di provocazione. Io torno a ripetere: su questo problema non abbiamo mai affrontato il discorso delle cliniche private, né tantomeno abbiamo affrontato il discorso in seno all'adunanza dei sindaci, che anche oggi abbiamo, anzi, questa sera abbiamo un'altra adunanza dei Sì. sindaci. L'adunanza dei sindaci sembra che occupati del problema sanitario a livello marsicano. Abbiamo preso in valutazione i tre presidi Storici, storici che sono insomma. sul territorio, che Sì. sono Pescina l'ospedale di Avezzano, il presidio ospedaliero di Tagliacozzo e Pescina, è Tagliacozzo. chiaro. Quindi diciamo che si parla un'unica lingua, si parla un'unica lingua perché parliamo la lingua del malato e questo può dar fastidio a qualcuno. Ecco, a proposito di lingua del malato, c'è stato un periodo brevissimo, in realtà pochi giorni di impasse in ambito tagliacozzano, anche spaesati molti, lo stesso comitato presieduto da Rita Tabacco, dice perché il sindaco non appoggia il nostro ricorso e poi però. Qui c'è una storia lunga. Noi lavoriamo, io mi sento col comitato, ma con tutta la gente, d'altronde tutti i sindaci lo facciamo. Lavoriamo, ci sentiamo anche 2, 3, 4 volte al giorno. Il discorso di non appoggiare, di non fare subito il ricorso, ma di inserirci ad uvadium è stato già comunque una strategia. Sì. Questo che ha permesso comunque al comune di risparmiare, perché noi abbiamo fatto tutti i ricorsi possibili e immaginabili in difesa dell'ospedale. Beh, questo lo dico con rammarico, perché spendere soldi pubblici dei cittadini per fare ricorsi, per vedersi garantire i propri diritti alla salute, vanno a aumentare quelli che sono i sacrifici dei cittadini che paghiamo l'80% di un bilancio regionale per la sanità, e una sanità che paghiamo 3 volte in sostanza. Su Certo. questo dobbiamo porci molti perché. E quindi io nel mio piccolo quello che posso fare è anche risparmiare una lira, perché sono soldi dei cittadini, lo faccio, ma con molto volentieri, al di là delle critiche, al di là dei giustamente di etichettare o di svendolare le bandierine. Io devo portare a casa il risultato deve essere vincere in sede giudiziale che spetterà agli avvocati, ma soprattutto risparmiare, perché io gestisco soldi pubblici fino a un centesimo, devo rendere conto alla gente. E quindi, sindaco, correggimi se ho capito male, ma consideri dentro, magari sussurramelo in un orecchio, consideri uno spreco il ricorso al TAR?
No, non lo considero uno spreco di corsa al TAR. Gli avvocati hanno le loro, giustamente hanno le loro parcelle. Io ho dovuto giocare veramente a ribasso con l'avvocato che difende l'ospedale fino all'ultimo minuto. Loro giustamente pensava di poter, ma loro è la loro professione, per carità, nessuno vuole fare invasione di campo. Loro giustamente devono tirare l'acqua al loro mulino, e devo tirare l'acqua al mulino della gente, cioè devo risparmiare. Sembri pessimista rispetto a, ormai siamo alla vigilia della... No, guarda, io non sono pessimista, sono ammaricato. Sono ammaricato perché, torno a ripetere, cioè, il sindaco è quella persona che vive tutti i giorni i problemi delle persone, e quando ci sono delle altre istituzioni come la regione che può fare molto per aiutare giustamente il malato, perché, torno a ripetere, l'ospedale deve essere visto dalla parte del malato, e la regione, come l'ultima volta, noi abbiamo fatto una adunanza sabato, sì, dove abbiamo invitato quindi col comitato ospedale anche con altri sindaci per parlare di sanità, cioè c'è il consigliere Lorenzo Berardinetti che gira con l'assessore alla sanità Paolucci che va a Carzoli, anche lui invitato come sindaco tra l'altro di Santa Maria, perché Tagliacozzo, Santa Maria Riccardo è compenso Tagliacozzo, certo, va nel Valle di Roveto, ma massimo rispetto per Carzolano e per Valle di Roveto, ci mancherebbe altro, e non viene a affrontare un discorso serio come si stava ragionando sull'ospedale all'interno di questa adunanza aperta al pubblico. Cioè giustamente queste sono, cioè, secondo me dimostra che su certi problemi non bisogna vedere se c'era la giunta Chiodi o oggi abbiamo la giunta D'Alfonso, ci mancherebbe altro. Oggi dobbiamo vedere che abbiamo questa sanità che costa tantissimo, una sanità che non funziona, una sanità ancora si chiedono ulteriori tagli lineari. Non è possibile, il diritto alla salute è un diritto sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Non, la sanità non deve fare cassa, la sanità non deve chiudere bilanci a pareggio, la sanità deve curare i malati, punto. Quindi tutti questi slogan, lo torno a ripetere, gli ospedali non servono a fare le passerelle al politico di turno, gli ospedali servono a curare il malato, i medici a disposizione del malato, le strutture a disposizione del malato. Quindi Tagliacozzo paga la sua appartenenza politica? Ma io non so adesso se Tagliacozzo paga la sua appartenenza politica, perché sarebbe un grosso... Sarebbe gravissimo, vista da questo punto di vista, mi auguro di no, perché sarebbe veramente offensivo per tutti i tagliacozzani, ma per tutte le persone d'utenza che orbitano su Tagliacozzo. Ma per tutti gli italiani, ma perché soprattutto... se ancora ragioniamo così, no, allora... Io non vorrei metterla assolutamente, la voglio scartare a priori questa... Certo, devo dire, sono molto rammaricato, devo dire che un sindaco e anche un consigliere provinciale si deve rapportare col suo territorio, anche perché non dimentichiamolo, io dico sempre che la verità ci rende liberi, io non sono stato un suo elettore, non l'ho votato, però lui a Tagliacozzo ha avuto un grosso bacino di voti e di risultati. Ma a prescindere questo, quando uno ha l'onere di amministrare, amministra il nome per conto di tutti, di tutto il territorio, non si deve chiedere di chi ha votato, non ha votato, quale parte sta, una parte stai, lui è un'istituzione, si rappresenta le istituzioni, e le istituzioni devono servire la gente, non essere serviti. Questo è lo slogan che ci deve essere, e la responsabilità di chi amministra. Se non entriamo in quest'ottica, ma se ancora alziamo le bandierine, se ancora andiamo a guardare, non vogliamo guardare oltre il steccato, io dico non andiamo da nessuna parte. E voglio fare anche un'altra provocazione. Prego. Si fanno le provocazioni, si dice la sanità costa. L'85% del bilancio, dicevo prima, vengono assorbiti dalla sanità che non funziona, perché ancora tagliano. Ma io dico, se le regioni costano 140 miliardi l'anno, allora togliamo le regioni ma lasciamo la sanità alla gente, al malato. Questa è la provocazione che voglio fare. Togliamo le regioni, se a questo punto non servono, assorbono questo bilancio regionale per non dare poi per fare ulteriori tagli. Quale sarebbe il livello migliore a livello politico dove gestire gli ospedali, a livello comunale, provinciale, regionale? Abbiamo detto di no. Guarda, statale sarebbe troppo in alto. Io non dico che è troppo in alto, perché noi abbiamo un Ministero della Sanità che ha quasi, proietta quasi quelle che sono le funzioni regionali. Le regioni, se noi andiamo indietro, quando sono state istituite nel 1974, avevano delle funzioni ben precise. Poi mano a mano si sono aggiunte altre funzioni alle regioni, ma automaticamente sono rimaste anche insieme allo Stato centrale. Cioè non ci... Quindi se noi vogliamo intervenire veramente a quelli che sono i costi, iniziamo a togliere i doppioni, iniziamo a farle funzionare le strutture, a rendere snelle, non a burocratizzare, perché più passaggi si fanno, più costano e più si rallentano i processi di riforma, ma soprattutto si danno meno servizi, perché i costi servono ai processi e non al servizio.
Tarra a parte, cosa farà domani il sindaco di Tagliacozzo? Proverà ad allearsi non più con Di Pangrazio, ma con Berardinetti? No, questa non l'ho questa domanda, effettivamente io, non, io sono alleato del territorio. Sì. Chiunque ha l'interesse di... Allora, togliamo la prima parte. No, è alleato con nessuno, proverà comunque ad allearsi con il vicino di casa. Su che cosa? Visto che va a spasso con Paolucci. No, no, no. Allora, io dico, non ripeto, un sindaco deve dialogare con tutti. Il sindaco, io dico sempre, il sindaco alcune volte deve mettere da parte la dignità e veramente deve andare a fare come frate cercatore, umilmente a chiedere aiuto per portare delle risorse, per portare un vantaggio, un valore aggiunto al proprio territorio. Deve lasciare da parte un po' quella che è anche la dignità di uomo spesso, ma più quella francescana, cioè l'umiltà, e di andare a cercare. Questo è l'interesse del territorio. Quindi, torno a ripetere, le alleanze... Devo dire, però lo devo dire a onor del vero perché lo torno a ripetere, noi dobbiamo dire sempre la verità, a maggior ragione quanto si è amministratori. Oggi in questa occasione, specialmente sotto le feste natalizie, si fanno diversi incontri, anche alla scuola, io dico sempre alle scuole, voi dovete pretendere agli amministratori sì che vi aggiustano le strade, sì che vi tagliano gli alberi, sì che raccogliono l'immondezza, ma voi dovete pretendere, e è categorico, che gli amministratori siano onesti. Quindi, fatta questa premessa, io dico questo, è chiaro che oggi c'è più sinergia semplicemente con il sindaco da anche il consiglio di Avezzano si sta mettendo sul tappeto, si stanno veramente alzando, togliendo la polvere su quelli che sono veramente i problemi. E dove tutti i sindaci ci riuniamo e diciamo cosa possiamo fare Sì. per trovare la soluzione migliore al problema. Poi chi è in grado di darci la soluzione, ben venga. Torno a ripetere, cioè non si può andare a fare Paolucci, io leggevo sui giornali, non so se sia vero, anche sul centro di oggi, se ben ricordo, che ci sono 127 milioni da investire sulla sanità. Io non so adesso come verranno investiti, ma se verranno promessi nuovi presidi, non so se nel Carzolano, per carità, dove c'è il massimo rispetto di quelle persone, dei sindaci, colleghi di quell'area, o in quest'altra area verso la Valle Rovedo, massimo rispetto dei sindaci, massimo rispetto alle persone. Quando abbiamo un presidio ospedaliero di eccellenza, che è Tagliacozzo e riabilitativo, io dico, proniamoci il problema, non disperdiamo queste risorse, ma facciamole funzionare per il diritto del malato. Beh, insomma, usando la logica, tre presidi ospedalieri li avevamo già aperti, perché chiuderne un paio e andarsi a cercare i guai altrove? Ecco, mettiamola così. Al di là di tutto, al di là del TAR di Marco Testa, è ottimista o pessimista sul destino e sul futuro dell'ospedale di Tagliacozzo? Io dico come si stanno mettendo così, come le sono anche le direttive del cosiddetto decreto Lorenzin, l'accordo di programma che ha firmato Stato-Regioni, ci sono, torno a ripetere, c'è sempre questa mentalità dei tagli lineari. Io sono contro, assolutamente contro questa linea. Torno a ripetere, questo mi auguro che la magistratura ponga in evidenza certi sistemi, perché lo torno a ripetere, non si può parlare di tagli lineari. La Marsica, vi do due dati, la Sì. Marsica ha circa 137.000 abitanti per 37 comuni. Noi abbiamo dei comuni di alta montagna difficilmente percorribili che spesso per la salute 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora può essere, può salvare la vita. E io dico, vi faccio io vi giro la domanda, ma per voi una vita umana ha un prezzo? No, ci Qui chiedo la mancherebbe. risposta, la vita umana ha un prezzo? Allora, le sinergie, le forze, potenziamo i presidi che servono a salvare le vite umane, poi mettiamoci altri accessori che possono essere come Tagliacozzo riabilitativo, neuromotulese, cardiologico, anche per gli esterni, ma un pronto soccorso che funzioni. Un pronto soccorso che funzioni per chi non va più verso Tivoli, ma guarda da verso Tivoli verso la parte interna, che può essere Certo. tranquillamente l'ospedale Tagliacozzo, ma l'ospedale Tagliacozzo può fungere anche da valvola di sfogo come pronto soccorso per il pronto soccorso d'Avezzano, Assolutamente, era così, insomma, non è che. che tutti sapete che è fortemente decongestionato per la mole di lavoro di pazienti che riceve. Ci sono adesso ci sono i codici, quindi i codici più leggeri, invece di fare 7, 8, 10 ore, poiché è una Magari. unica casi, possono essere con una programmazione tranquilla fatta da chi ne sa molto più di me, che io non sono un tecnico e lungi da me, e sostituire i miei tecnici, essere trasferiti al pronto soccorso di Tagliacozzo. Ma in quale ottica? Non nell'ottica del medico se si muove o non si muove, nell'ottica di dare servizio al malato. Cioè noi dobbiamo riporre al centro della salute il malato, così come i nostri padri costituenti hanno scritto l'articolo 32 della Costituzione. Allora, una chiusura tipica, un post-scriptum, non tremare Maurizio, è una cosa che conosci benissimo come le tue tasche, forse anche meglio, perché ci sono delle novità da Marzia.
C'è stato. Sì, allora, prima di tutto io vi invito a correggere il tiro. Io non so adesso quali conoscenze hai, è lungi da me. Non so se sono conoscenze, se hai le tue informazioni, se hai avuto modo di leggere la sentenza o solo Beh, degli sì. articoli Sì, del è giornale. arrivata da Roma la sentenza È del. uscita la sentenza, ma non le motivazioni. No, Ecco, non le avevo. io dico, c'è stata la sentenza, ma bisogna leggere le motivazioni. Quello che so, io torno a ripetere, io ancora non leggo le motivazioni, sfido chiunque le abbia già lette, le motivazioni, riguarda un po' la parte privata, non riguarda la parte delle strade pubbliche, né tantomeno riguarda la piazza, né tantomeno si parla di un ricorso, se non ricordo bene, che venne presentato nel 93 o nel 97, e solo adesso c'è stata questa, diciamo Sì. così, quest'atto commissariale da parte del commissario per gli usi civici della regione. Io però qui pongo l'attenzione, ci saranno poi avvocati molto più bravi a delineare quale sarà la nuova difensiva. Cioè, noi abbiamo avuto dei pareri favorevoli che contrastano fortemente con questa sentenza del commissario, sia da parte del TAR che del Consiglio di Stato. Io adesso qui mi fermo. Qui mi fermo perché giustamente lasciamo ai legali adesso cosa fare e quali saranno le prossime posizioni. Quindi io non la vedo così come è uscita sui giornali, come l'ho letta io, così penalizzante. Assolutamente no, perché parla di terreni privati che devono tornare agli uso civico. Benissimo, ma le strade e le piazze e le altre zone non sono terreni privati. Però qui ci fermiamo perché si potrebbe aprire Beh, veramente sì, un'altra voragine. in effetti è una questione parecchio complicata e non accenna a risolversi. Quindi noi ringraziamo Maurizio Di Marco Testa per la sua presenza, molto completo e esauriente come al solito, e a presto. Grazie a voi, grazie a Marsica News e News. grazie a tutti i vostri telespettatori. Veramente buone feste a tutti. Nell'insegna, veramente oggi abbiamo festeggiato la giornata della pace con l'orchestra marsicana al Teatro dei De Marzi. Marzi, sì. Quindi buone feste a tutti e buona pace a tutti. Grazie. Grazie.